Oggi veramente ci voleva la partita più perfetta di quella di sabato e ti abbiamo visto veramente cambiare la strategia dopo un soffertissimo ma meritato primo set. Hai cambiato totalmente la tua tattica, i primi tempi sono stati micidiali. Beh, ci riuscivo comunque a dare un po' di aria agli altri ragazzi, quindi penso che Butti e Vira siano trovati pronti e anche loro hanno preso fiducia, hanno giocato più in attacco, più a muro, quindi siamo consapevoli che abbiamo fatto una grande partita, però comunque dobbiamo volare basso perché non è niente fatto ancora. Comunque è un De Cecco che oggi, oltre ad esaltarsi in palleggio, ha cercato in tutti i modi di fermarli a muro. Sì, in questo fondamentale veramente ci stai mettendo della rabbia. In gara 1 sono riuscito un po' di più, sicuramente un po' più di aiuto alle squadre perché sono, diciamo, il bersaglio facile e la rotazione che mi toccano avanti, però comunque stiamo andando bene, stiamo difendendo, stiamo giocando come squadra, che è lo più importante. Adesso volare basso, tranquilli, lavorare un po' di più e tra una settimana, 10 giorni, quello che siano, dobbiamo comunque andare a lottare ancora a Civitanova. Inevitabile però che il pronostico a questo punto cambia radicalmente e bisognerà gestire con grande tranquillità questo momento. Speriamo di non saltarci troppo, a Verona ci è successo lo stesso, quindi siamo, diciamo, preparati per soffrire, però speriamo di essere più intelligenti questa volta e fare meglio.